Ciao, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi voglio parlare del francesinha. La francesinha è stata inventata a Porto da un portoghese del nord che era andato in Francia a lavorare per un periodo. Quando è ritornato si è ispirato al famoso panino francese, il croque monsieur, però l'ha riempito un po' di più e poi ha inventato un sugo da mettere sopra che è piccante, ispirato alle donne francesi, a suo avviso le più piccanti che ci fossero. E appunto questo sugo che si mette sopra, che caratterizza fortemente la francesinha e che non ce n'è uno uguale all'altro dentro la francesinha, si trova il mondo. Un po' di prosciutto cotto, poi linguiça, che è un salume portoghese piccante, salsiccia fresca, una fettina di vitello, un po' di formaggio e poi tre fette di pane sopra formaggio. E se vogliamo fare una francesinha speciale ci mettiamo un uovo occhio di bue e sopra tutto ciò una bella quantità di sugo e poi come contorno delle patatine fritte. Quindi siete pronti per vedere come si prepara questa bomba? Per preparare il sugo della francesinha avremo bisogno di una foglia d'alloro, un peperoncino e un dado di brodo di carne, una cipolla ben tritata, sale grosso, 25 g di burro, 3 cucchiai di passata di pomodoro, 1 o 2 cucchiai di farina maisena, un po' di latte, 50 cl di vino bianco, 11 litri di vino di Porto e 14 litri di birra. Ora, questo sugo è abbastanza per una o due francesinha, dipende da quanto vi viene fitto, cioè quando lo fate addensare e di quanto siete golosi di questo sugo speciale. Iniziamo per sciogliere il burro e poi aggiungiamo la cipolla, il peperoncino e l'alloro e facciamo appassire la cipolla. Dopodiché aggiungiamo la passata di pomodoro e la facciamo un po' ristringere e insaporire il tutto. Adesso siamo pronti per aggiungere tutta la birra e anche il dado di carne che lo sciogliamo direttamente dentro, mescolando sempre. Facciamo bollire per evaporare un po' della parte alcolica della birra, sciogliamo la maisena nel latte e aggiungiamo a filo mescolando sempre. Mescoliamo molto bene, facciamo infittire un po' il sugo, ma non serve che sia tanto fitto. E quando alla consistenza che ci piace aggiungiamo il vino di Porto e il vino bianco, mescoliamo e ancora una volta facciamo evaporare l'alcol, condiamo con sale grosso a gusto. Considerate che è una ricetta abbastanza saporita, quindi non ne serve tanto. A questo punto leviamo la foglia d'alloro e il peperoncino e frulliamo col frullatore ad immersione, facciamo riposare un po' il sugo e nell'ora di servirlo lo scaldiamo a lume blando e lo passiamo con un colino non molto fitto su un contenitore ed è pronto ad essere servito. Le quantità per un panino: 3 fette di pane in cassetta, una linguiça, una salsiccia fresca, una fettina di vitello che deve essere tenera e non tanto alta, una fettina di prosciutto cotto, 8 di formaggio, un uovo che è opzionale e il sale. Ecco, questa è la linguiça, che è un salume portoghese un po' piccante. Scaldiamo bene la piastra e abbrustoliamo il pane da tutte e due le parti, tutte le 3 fettine. Apriamo a metà la linguiça e la salsiccia e poi passiamo alla cottura di queste. A me piace fare in queste sequenze in modo tale che il suo grasso e odore rimane sulla piastra e poi la carne la devo condire appena con un po' di sale grosso. C'è chi la condisce anche con un po' di pepe, un po' di aglio, però a me non piace, visto che è già una ricetta abbastanza saporita,
la faccio più naturale possibile. E poi cuociamo anche la fettina. Iniziamo a comporre il panino. In un piatto che possa andare al forno con le borde alte, mettiamo una fetta di pane in fondo, la fetta di prosciutto e la fettina, un'altra fetta di pane. Poi alternare in questo modo salsiccia e linguiça, una fetta di formaggio, se siete golosi potete mettere ancora un'altra, l'altra fetta di pane. Pressiamo tutto il panino un pochino per non farlo diventare molto alto e copriamo molto bene con delle fettine di formaggio. Io ne ho messe 7, voi potete metterne di più o di meno, l'importante è che sia un formaggio che si sciolga in forno. Inforniamo a 200 gradi finché il formaggio non si è sciolto ed è pronta ad essere servita e bagnata abbondantemente con il sugo. Se volete farla speciale, prima mettete l'uovo e poi la bagnate con il sugo. Quanto più è, meglio è, però lasciate un po' da parte per dopo. Possiamo mettere qualche patatina attorno al panino ed ecco che è pronta. Ed ora che la francesina è pronta, vi lascio appena 2 o 3 consigli. L'uovo è in effetti facoltativo, però come mi ha detto una volta un'amica italiana, non va sottovalutato perché aiuta. Quando scende il rosso sul panino, aiuta parecchio a bagnarli, a mangiarlo meglio. Così come non va sottovalutato il tenersi da parte un pochino più di sugo per quando si arriva a metà panino annaffiarlo un po' di più. Le patatine nella ricetta originale non c'erano. Quando è diventato proprio un piatto venduto ai ristoranti e come un pasto e non come un stuzzichino, hanno iniziato a servirle insieme alle patatine che intinte nel sugo sono buonissime. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e non vi spaventate da questa immagine gigante del panino, perché è veramente molto molto buono, ne vale veramente la pena e spero che provate a farla a casa. Poi mi raccontate com'è venuta. Se vi è piaciuto il video fate like, commentate qui sotto, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram e sul mio blog. E noi ci vediamo alla prossima ricetta.